Quindi oggi vediamo un'introduzione a uno dei concetti chiave di tutta la scienza, che viene utilizzato in moltissimi contesti e che nasce in questo contesto. Per vedere più in dettaglio di cosa si tratta, facciamo un passo indietro. Di solito andare in passo indietro agli studenti piace molto. E prendiamo l'esempio del suolo di un corpo, una pallina che cade. Abbiamo già visto moto. Che tipo di moto è? Che forza agisce se togli l'aria? Solo la forza peso. È una forza costante, non dipende né dal tempo né dalla posizione, quindi è un moto uniformemente accelerato. Abbiamo la pallina, la pallina marrone, sotto l'azione della forza peso, secondo il principio della dinamica, la forza risultante è uguale a P, quindi l'accelerazione è meno g diretta verso il basso. Supponiamo che il nostro sistema di coordinate abbia una coordinata y che cresce verso l'alto, okay. Quindi l'accelerazione, che in realtà è tutta lungo y, vale meno g, moto uniformemente accelerato, quindi valgono le tre leggi del moto uniformemente accelerato: posizione, tempo, velocità, tempo, posizione, velocità, che avevamo visto a suo tempo. Ok? E supponiamo di prendere in considerazione due qualsiasi del moto. Chiamiamoli per esempio, questa è la posizione A e questa è la posizione B. Ok? Tutto chiaro? Allora, andiamo per esempio a vedere la relazione che lega velocità e posizione. Ricordate, in generale c'è la b alla seconda, vale velocità iniziale al quadrato più due volte l'accelerazione per lo spostamento. Se A è costante, un moto uniformemente accelerato, la velocità e la posizione sono legate a questa relazione, dove x indica la posizione, delta x lo spostamento. Cioè, delta x è posizione attuale meno posizione iniziale. Questo ve lo ricordate? Riportiamo i nostri due istanti A e B, quindi la pallina si sposta da A verso B e viene quindi la velocità nel punto B seconda vale la velocità nel punto A seconda più due volte l'accelerazione per lo spostamento, quindi la posizione in B meno la posizione in A. Ho fatto altro che riscrivere l'espressione, dove A vale meno G, l'accelerazione è verso il basso. Ok, tolgo le parentesi, G alla seconda è A alla seconda meno due volte G, Y B meno Y A, questa è A. Ho sostituito ad A meno G. Ok? Tolgo la parentesi, ripeto. Ottengo VB alla seconda, quale VA alla seconda, meno 2GYB più 2GYA.
Facciamo ancora un giochetto algebrico. Porto questo termine al primo numero, perché è l'unico a destra che ha segno negativo. E ottengo vb alla seconda più 2gyb è uguale a va alla seconda più 2gya. Questa scrittura deve avere un significato. Se la guardo bene, che cosa mi dice? Le cose non si vedono mai per caso. Se c'è qualcosa di notevole, vedo che c'è qualcosa sotto. Qui ho la somma di due grandezze, b alla seconda più due volte g per la quota, chiamiamola, dovete chiamarla, no, A è appunto. Inventiamo un simbolo nuovo, non abbiamo usato ancora fino adesso. Siete creativi. Stellina. Prego? Stellina. La stellina vale la somma di v quadro più 2gy. Ok? E questo cosa mi dice? Ho a sinistra dell'uguale il valore della stellina calcolato nel punto B del moto. Ok? Qui calcolo la stellina in B e qui calcolo la stellina in A. Questa relazione cosa mi dice? Posto che ho definito la stellina in questo modo, mi dice che la mia stellina calcolata nel punto B e la stellina calcolata in A, tra di loro sono uguali. Domanda, è un caso? Cioè, se torno indietro e sposto A o sposto B, quella relazione cambia? No, perché su A e B non ho fatto nessuna ipotesi, sono due punti qualunque del moto di caduta. Di conseguenza, questa relazione vale qualunque sia la coppia di punti A e B che considero. Può essere un caso. C'è sicuramente qualcosa di grosso sotto. Questo cosa mi dice? Mi dice che c'è una grandezza che è legata a queste quantità che durante il moto non cambia. Se la calcolo in A o se la calcolo in B, assume numericamente lo stesso valore. Durante il moto questa grandezza si mantiene costante, non importa dove la calcoli, che la calcoli quando la pallina la tengo ferma, l'altro la lascio cadere, o che la calcoli a metà strada o quando arriva per terra, il valore di quella grandezza che avete definito stellina rimane sempre esattamente lo stesso. È tutto chiaro? E questo ci siamo arrivati, ripeto, senza grosse complicazioni. È stato sufficiente applicare una legge cinematica che conoscevamo, cioè la legge del moto uniformemente accelerato.
qui sotto, sotto questa, sotto la stellina, c'è una delle più profonde leggi dell'universo, quella che vale praticamente in qualsiasi contesto, di cui non è stata mai osservata finora una violazione, che è la legge di conservazione dell'energia. Quello che abbiamo chiamato stellina non è esattamente l'energia, ma è il suo parente stretto. Ok? C'è una grandezza che si mantiene costante durante il mondo, durante questo processo avviene rispettando questa regola. Tutte le volte che apparentemente una grandezza che si chiama energia è cambiata, poi in realtà si è scoperto che ha cambiato solo forma, il totale è rimasto lo stesso, passa da una forma a un'altra. Ok? È un po' come voi avete fratellini piccoli a casa. Quando la mamma la sera va a riordinare la stanza del fratellino piccolo, metti che per esempio, non so, abbia dei cubi o dei giocattoli con cui gioca durante il giorno, allora magari all'inizio, il primo giorno che il bambino ha questi giocattoli a disposizione, li trova sparsi sul pavimento, li conta, sono tutti, li mette, li pone nella sua scatola, nella loro scatola, li mette via. Il giorno dopo vede che fossero 10 cubetti colorati di gomma. Il giorno dopo ne vede 9, ma sa che il bambino non è uscito dalla stanza, né ha aperto la finestra. E allora cosa dice? Beh, sono 9, siccome non li ha mangiati, mi auguro, da qualche parte ce ne sarà un altro. Cerca finché non lo trova. Perché? Perché sa che il numero di cubetti non può essere cambiato. Se ne vede 9 vuol dire che ce n'è uno da un'altra parte. Se ne vede 8 ne cercherà 2. Okay? Il giorno in cui ne trova 7 e non trova gli altri da nessuna parte, poi scopre che in realtà è venuto il suo amico e il bambino ha prestato 3 cubetti all'amico e li ha portati a casa. Il numero dei cubetti non cambia. Puoi spostarli, puoi nasconderli, puoi metterli sopra il letto, sotto il letto, nel cuscino, nel cassetto, ma ci sono sempre. Cambiano posizione. Ma se ci sono all'inizio del pomeriggio, ci sono anche la sera, quando la mamma viene a riordinare, così l'energia può cambiare forma, ma in totale rimane sempre lo stesso. Se questo è un concetto guida molto importante, perché se devo analizzare un processo, okay, se devo chiedermi questo fenomeno può succedere, la prima cosa che vado a chiedermi è: questo rispetta la conservazione dell'energia? Risposta: no, allora non può accadere. Questo concetto, che nasce nella meccanica classica, è sopravvissuto a 3 rivoluzioni scientifiche. Vale nella relatività, va nella meccanica quantistica, vale nella teoria dei campi, nella teoria del caos. Cioè è molto più profondo di questo contesto. Ok? E di energia si sente parlare in tutte le salse, in tutti i contesti, anche non prettamente scientifici. Vediamo come si arriva a definire in modo un pochettino più preciso quello che abbiamo chiamato stellina, che in realtà non è esattamente uguale, ma è parente dell'energia. Per far questo facciamo un altro passetto indietro e andiamo a considerare, abbiamo sempre un problema semplice, supponete di avere un blocco di metallo, di un oggetto, insomma, legato a una fune e vi ho applicato una forza F. Tramite la cordicella applicate a questo blocco una forza F e questo viene spostato ed esegue uno spostamento da un punto A
a un punto B. Ripeto, applico la forza a un oggetto e lo sposto da un punto ad un altro. Okay? Quindi ho a disposizione la forza e lo spostamento a B, la lunghezza di questo tratto. Con questo costruisco una grandezza fisica nuova, che non abbiamo appena ancora visto fino adesso, che chiamo lavoro. Dico che la forza F ha svolto sul corpo in questione un determinato lavoro. E il lavoro lo calcolo e è definito nel seguente modo. Scrivo qua sopra, per non cambiare pagina, chiamo lavoro L, e questo è il prodotto tra la forza, che è un vettore, attenzione, che per adesso supponiamo costante, supponiamo che nel tragitto da A a B la forza non cambi, altrimenti la definizione è un pochino diversa, è il prodotto tra il vettore forza e il vettore spostamento da A a B. Questo significa il segmento orientato. Okay. Che tipo di prodotto è? È un prodotto che rappresenta quel puntino. Abbiamo già visto, quando abbiamo parlato dei momenti delle forze, un prodotto che dà come risultato un vettore. Quello è il prodotto vettoriale. Qui ho un nuovo tipo di prodotto che dà come risultato uno scalare. Il lavoro non è un vettore. Come fate questo prodotto? Beh, è dato da, lo ottengo vicino qua sotto, moltiplicando l'intensità del vettore forza, quanti newton è lungo questo vettore, per l'intensità dello spostamento a B, okay, per il coseno dell'angolo tra il vettore forza e il vettore spostamento. Ricordo che invece nel prodotto vettoriale stiamo a occupare quel seno dell'angolo. Attenzione a questo termine, perché questo è responsabile di una grossa differenza tra il concetto fisico di lavoro, questo, e quello che uno ha dal senso comune, cioè dal linguaggio di tutti i giorni, cioè la sensazione di sforzo fisico. Ok? Perché? Beh, per questo fatto, posso cambiare pagina, supponete di, la strada, di prendere una valigia, okay, la alzate con la mano, quindi applicata alla valigia una forza verticale F e fatto un certo tratto di strada orizzontale da A a B. I due vettori, il vettore forza e il vettore spostamento, sono perpendicolari. Alfa è 90 gradi, o pi greco metri se preferite i radiani. Qual è il lavoro svolto dalla forza F? È uguale a F per la lunghezza di AB per il coseno di 90 gradi, ma questo vale quant'è il coseno di 90? È 0, il lavoro è nullo. No, io quando porto la valigia faccio lavoro come? Mi sto imbrogliando o no? Un po' sì, ma tanto no.
di fatto la mia sensazione di sforzo fisico, cioè la tensione muscolare necessaria a tenere la valigia sollevata, okay, è la stessa che io stia fermo o che cammini. L'energia che, cioè il lavoro che spendo in più, cioè se mi metto per esempio a correre subito, perché? Perché per spostarmi non devo applicare solo questa forza, devo applicare una forza aggiuntiva per vincere tutti gli attriti con l'aria e col pavimento. Quindi il mio moto, okay, mi costa affaticamento fisico non tanto perché tengo sollevata la valigia e lo sposto verticalmente, ma perché devo vincere gli attriti durante il movimento. Se togliessi quelli, lo stress muscolare, la fatica muscolare necessaria a tenere la valigia sollevata da fermo o in moto è la stessa. Però questa è una grossa differenza rispetto all'idea che uno ha di lavoro o di sforzo fisico. Il lavoro in questo senso, okay, differisce da quello che uno immagina sia il lavoro in senso di affaticamento muscolare. Per mantenere il muscolo in tensione devo spendere, tra virgolette, energia, come vediamo tra un momento. Ma sarebbe la stessa in entrambi i casi. Ok? Quindi, prima questione importante, una forza non nulla che muove un oggetto con uno spostamento non nullo può svolgere lavoro nullo se forza e spostamento sono perpendicolari. Conseguenza immediata di questo è il fatto che vediamo sempre lo stesso, quando vediamo sul carrello ci sembra una vita più facile, se ho un spostamento orizzontale delta x, okay, è una forza F che forma un certo angolo alfa con lo spostamento, il lavoro è prodotto scalare di forza per spostamento, cioè F delta x cosen alfa. Ho riscritto la definizione. Mettiamo insieme F e cosen alfa. Se prendo in considerazione la proiezione di F su delta x, ottengo un triangolo rettangolo, questo angolo è retto. F diventa l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo. Okay. Se faccio ipotenusa per coseno dell'angolo, che cosa ottengo? Ottengo la lunghezza del cateto adiacente all'angolo. Questa è F parallela allo spostamento. Quindi posso sempre pensare al lavoro come la componente della forza parallela allo spostamento per lo spostamento stesso. È chiaro che se alfa è 90 gradi, questo è 0. Se la forza fosse perpendicolare allo spostamento, non ha componenti lungo lo spostamento, quindi il lavoro è nullo. Quindi diciamo che la parte, tra virgolette, utile della forza è quella parallela allo spostamento. La parte perpendicolare della forza, meglio la componente perpendicolare, non svolge lavoro. Okay. Che segni può avere il lavoro? Beh, il modulo della forza F è un numero positivo, è una lunghezza. Lo spostamento, anche questo è una distanza, una lunghezza è positivo. Il coseno, se l'angolo è più piccolo di 90 gradi, ha un segno positivo, ma se l'angolo è maggiore di 90 gradi, che segno ha? È negativo. Il lavoro può benissimo essere una grandezza scalare negativa. Quando succede questo? Beh, andiamo a vedere un attimo in dettaglio.
prendiamo sempre il nostro carrello, questo è lo spostamento delta x. Se la forza forma un angolo maggiore di 90 gradi, questa F, come è fatta F parallelo? Beh, il suo prolungamento è un vettore che ha la stessa direzione ma il verso opposto allo spostamento. Quindi questa forza ha effetto frenante sul carrello. Svolge lavoro negativo, perché la parte utile della forza è opposta allo spostamento. Qui, ripeto, se questo è negativo, se alfa è maggiore di 90 gradi, tra 90 e 180 lavora negativo. Ok? Una forza può benissimo fare un lavoro negativo. Però se vogliamo misurare il lavoro ci serve un'unità di misura. Questo la deriviamo da come misuriamo F e come misuriamo AB. Lavoro. Forza per spostamento, la forza si misura in newton, lo spostamento in metri, il lavoro si misura in newton per metro. Data l'importanza di questa grandezza, okay, questa particolare combinazione di unità di misura, forza per spostamento, prende in relazione al lavoro, attenzione, anche il momento della forza aveva la misura forza per spostamento, però quello misurava un momento, un vettore. Qui newton per spostamento, per metri, misurano uno scalare, il lavoro. Quando queste due grandezze moltiplicate l'una per l'altra danno la misura di uno scalare, prendono il nome di joule. Da James Prescott Joule, libraio di Manchester, che ha introdotto il principio di conservazione dell'energia. Era un ottimo dato, aveva la disposizione di un ottimo laboratorio, nella sua libreria, e è arrivata questa idea del principio di energia. Abbiamo vissuto a cavallo tra il 700 e l'800. In suo onore, in termini del lavoro, come vedremo tra poco, anche dell'energia, prende la prima lettera del suo cognome. Quindi, se ho una forza di un newton che produce che agisce su un oggetto spostandolo di un metro, parallelamente allo spostamento, il lavoro fatto è un newton per un metro, cioè un joule. Attenzione, lo ripeto, la definizione di lavoro
il lavoro svolto dalla forza F applicata a un corpo che si sposta di un tratto delta x, prodotto scalare, è una grandezza fisica che è uno scalare, anche se è costruito da due vettori, si misura in joule, può avere valore positivo o negativo e, nota bene, si calcola in questo modo se nell'ipotesi che F non cambi durante lo spostamento. Se la forza cambia, come in generale succede durante il moto, la definizione di lavoro è un pochettino più complessa, è molto simile a questa, ma un pochettino più complessa. Richiede delle grandezze che vedremo l'anno prossimo, in matematica. Posso anticiparvi che in quel caso si definisce uno spostamento infinitamente piccolo e questo prodotto prende il nome di differenziale. Con quantità infinitesima, perché? Perché se lo spostamento è molto piccolo posso assumere che la forza non cambi molto durante lo spostamento. Lo divido in infinite parti dove la variazione della forza è piccola e poi sommo tutti i lavori fatti durante i vari spostamenti. Vedremo l'anno prossimo. Ok? Conseguenza molto importante della definizione di lavoro, abbiamo qualche minuto ancora, giusto? È la seguente. Consideriamo un caso semplice, anche se poi il risultato vale in caso molto più generale. Prendiamo stavolta un terreno che si muove su un piano orizzontale. Ok? E a questo supponiamo sia applicata una forza F. E il terreno si muove da A a B. E supponiamo che la forza sia costante. F vale la massa del terreno per la sua accelerazione. Secondo il principio della dinamica. Supponiamo che A sia costante. Se A è costante, allora di nuovo VB alla seconda è uguale a VA alla seconda più due volte A delta X. Delta X stavolta è lo spostamento tra A e B. Ok? Ma qui vedo A che ho anche qui. Inoltre, se volessi calcolare il lavoro della forza L per andare da A a B, se la forza è costante è sufficiente moltiplicare forza per spostamento. Qui, siccome la forza è parallela al spostamento, il coseno vale 1, l'angolo è 0. Ma ditemi se posso cambiare pagina. Mettiamo insieme i vari pezzi e il F per I vale quindi M per A per lo spostamento. Ma abbiamo appena visto che la velocità in B al quadrato è uguale alla velocità in A al quadrato più due volte A per delta X. Questo pezzo lo trovo qui e anche qui. Quindi lo ricavo da questa espressione e lo sostituisco in questa. Da qui ho che A per delta X vale VB alla seconda meno VA alla seconda tutto diviso 2. Un mezzo VB alla seconda meno VA alla seconda. È chiaro, sposto VA a sinistra e divido per 2 per avere A delta X. Algebra. Ok?
ultimo sforzo. Quindi il lavoro svolto dalla forza per spostare un oggetto da A a B è uguale a F per delta X, cioè M A delta X, ovvero M per un mezzo VB alla seconda meno VA alla seconda. Tolgo le parentesi. Questo è uguale a un mezzo MVB alla seconda meno un mezzo MVA alla seconda. Quindi, per conoscere il lavoro svolto dalla forza, ok, è sufficiente che io calcoli la differenza di questa grandezza, un mezzo della massa per velocità al quadrato, alla fine del percorso meno quello all'inizio del percorso. Questa grandezza L si misura in joule. Se un oggetto si misura in joule è la differenza di altre due grandezze, questo non intende che cosa le misura. Se ho quantità A meno quantità B che mi dà banane, la quantità A e la quantità B sono entrambe banane. Anche questa si misura in joule, ma se si misura in joule è qualcosa che è legato più che alla forza al lavoro. Questa grandezza prende un ruolo particolarmente importante. Assume il nome di energia cinetica, la prima e più semplice forma di energia. E questa relazione, il fatto che il lavoro svolto dalla forza per spostare un oggetto da un punto ad un altro, è data dalla differenza tra l'energia cinetica che l'oggetto ha nel punto finale meno l'energia cinetica che l'oggetto ha nel punto di partenza. Questa relazione, ripeto, è molto generale, l'abbiamo ricavata se la forza è costante, ma vale anche se non lo è. Vale qualunque sia il tipo di forza. Prende il nome di teorema o legge dell'energia cinetica. L'energia cinetica un mezzo mv alla seconda la parola cinetica significa legata al movimento. Un oggetto, per il solo fatto di essere in moto, possiede, adesso è associata, una certa quantità di energia. Questo tipo di energia, molto generale, si chiama energia cinetica. Il lavoro svolto dalla forza non è altro che la variazione di energia cinetica. C oppure K, qualcuno la chiama K con termine inglese che è kinetica. Questa legge prende il nome di teorema dell'energia cinetica o legge delle forze vive. Prima di introdurre il concetto di energia, l'energia cinetica si chiamava vis viva, però non è una forza, attenzione, l'energia. Anche se si misura in joule. E ripeto, vale qualunque sia il tipo di forza, anche se la forza è variabile, anche se varia di tanto. Noi abbiamo ricavato se nell'approssimazione della forza sia costante, ma in realtà è più generale di questo. Tutto chiaro? Un esempio di applicazione di questo. Ricordate il moto circolare uniforme.
volete di avere un oggetto legato ad una fune che ruota su un piano orizzontale. La forza applicata è una forza centripeta. In ogni istante la direzione dello spostamento è quella della tangente della circonferenza. Quindi forza e spostamento sono perpendicolari. In questo caso la forza agisce su un oggetto e la forza è perpendicolare allo spostamento, quindi il lavoro svolto dalla forza è sempre zero. Infatti l'energia cinetica un mezzo mv quadro non cambia, perché la massa dell'oggetto non cambia, la sua velocità è costante, perché cambia solo in direzione, mai in intensità. Quindi qui c'è un esempio di forza non nulla che agisce su uno spostamento non nullo, ma non svolge lavoro. Però ci troviamo.